Le cinque stolte non hanno pensato un po' d'olio di riserva. Le sagge si rifiutano di aiutare le compagne. Il padrone chiude la porta di casa, cosa che non si faceva perché tutto il paese partecipava alle nozze, entrava e usciva dalla casa in festa. Eppure è bello questo racconto, mi piace l'affermazione che il regno di Dio è simile a 10 ragazze che, sfidando la notte, armate solo di un po' di luce, di quasi niente, per andare incontro a qualcuno. Il regno dei cieli, il mondo come Dio lo sogna, è simile a chi va incontro, è simile a 10 piccole luci nella notte, a gente coraggiosa che si mette per strada e osa sfidare il buio e il ritardo del sogno, e che ha l'attesa nel cuore, perché aspetta qualcuno, uno sposo, un po' d'amore dalla vita, lo splendore di un abbraccio in fondo alla notte. Ci crede, ma qui cominciano i problemi. Tutte si addormentano, le stolte e le sagge, perché la fatica del vivere, la fatica di bucare le notti, ci ha portato tutti a momenti di abbandoni, a sonnolenza, forse a mollare. La parabola allora ci conforta. Verrà sempre una voce a risvegliarsi. Dio è un risvegliatore di vite. Non importa se ti addormenti, se sei stanco, se l'attesa è lunga e la fede sembra appassire. Verrà una voce, verrà nel colmo della notte, proprio quando ti parrà di non farcela più, e allora non temere, perché sarà lui a varcare l'abisso. Il punto di svolta del racconto non è la veglia mancata, si addormentano tutte, tutte ugualmente stanche, ma l'olio delle lampade che finisce. Alla fine la parabola è tutta in questa alternativa, una vita spenta, una vita accesa. Tuttavia lo scatto in alto, l'inatteso del racconto, è quella voce nel buio della mezzanotte, capace di risvegliare alla vita. Io non sono la forza della mia volontà, non sono la mia capacità di resistere al sonno. Io ho tanta forza quanta ne ha quella voce, che anche se tarda, di certo verrà a ridestare la vita da tutti gli sconforti, a consolarmi dicendo che di me non è stanca, a disegnare un mondo colmo di incontri e di luce. Ma serve un piccolo vaso d'olio. Il Vangelo non dice in che cosa consista quell'olio misterioso. Forse è quell'ansia, quel coraggio che mi porta fuori, incontro agli altri, anche se è notte, la voglia di varcare distanze, rompere solitudini, inventare comunione e di credere alla festa, perché dal momento che mi mette in vita, Dio mi invita alle nozze con Lui. Il regno è un olio di festa, credere che in fondo, ad ogni notte, ti attende un abbraccio.